Ciao, sono Gianluigi Bonanomi, formatore sulla comunicazione digitale. Sempre più spesso faccio corsi sui social, sulla gestione delle community grazie ai social, e una delle problematiche maggiori è quella della gestione delle crisi. Gestione in particolare non tanto delle crisi chiamate shitstorm, con una, diciamo, un'espressione non tanto bella, ma quanto delle critiche feroci, delle contestazioni, dei messaggi critici che arrivano dal proprio pubblico. Da questo punto di vista, quindi, la domanda che mi viene sempre rivolta è: ma come si fa a gestire una crisi di questo tipo con messaggi molto feroci di gente arrabbiata, di gente che contesta il mio lavoro? Beh, leggendo qua e là ho studiato, ho trovato, grazie tra l'altro a un mio contatto che si chiama Paolo Fabrizio, che si occupa di Social Customer Service, la citazione di questo metodo per gestire appunto le risposte ai criticoni, che secondo me è illuminante, è il metodo CARP. I pesci c'entrano fino a un certo punto, anzi proprio niente, è semplicemente un acronimo che sta per quattro fasi. Uno è control, l'altro è acknowledge, refocus, diciamo che lo chiamiamo così con la R, e poi soprattutto problem solve. Quindi control, acknowledge, refocus e problem solve. Vediamo di che cosa stiamo parlando. Mantieni il controllo, control, vuol dire le persone non stanno attaccando te personalmente. Questo sembra una banalità, però sostanzialmente se pensi di essere coinvolto in prima persona, emotivamente scatenerai chiamiamolo così, una reazione che non porterà da nessuna parte, perché sostanzialmente lo scontro sicuramente sarà deleterio da tutti i punti di vista, e soprattutto se dovesse essere pubblico viene visto come un Davide contro Golia, e le persone si mettono sempre dalla parte dei Davide, e Davide non sei tu. Dopo aver mantenuto il controllo e quindi settato la comunicazione, sono sul piano professionale, c'è un acknowledge che vuol dire riconoscimento. Riconosci che dall'altra parte c'è un disagio. Non vuol dire che quello che dall'altra parte ha necessariamente ragione. Magari non ha nemmeno ragione a torto marcio, ma riconosci che c'è un disagio. Mi spiace molto per la situazione. Anch'io nei suoi panni mi sentirei comunque scosso, anch'io mi sarei infuriato, anch'io mi sarei arrabbiato. Questo abbassa le barriere, che è una delle tecniche segrete di comunicazione più efficaci, cioè abbassare le barriere per fare in modo che non siamo contrapposti, ma siamo dalla stessa parte, o comunque io ti capisco, siamo simili. Ma poi arriva il bello del metodo è quello del refocus, cioè sostanzialmente poi riporta diciamo, la conversazione sul problema tecnico, sul problema concreto. Lascia perdere tutti gli insulti, lascia perdere tutto quello che è successo dal punto di vista del contesto, dal punto di vista diciamo della cacciara, della bagarre che si è creata. Riporta il discorso sul problema specifico e poi problem solve. Quarta parte, risolvigli il problema. Cioè, di ok, ho capito, ho compreso, entro 24 ore ti do una soluzione, entro 24 ore ti do un aggiornamento, entro 2 ore ti do un aggiornamento, e se dopo 2 ore non hai un aggiornamento, glielo dai comunque dicendo ci stiamo lavorando, ecco che ci sta lavorando, ci metti la faccia, tra l'altro, le persone risolvono i problemi, le aziende sono distanti, invece le persone sono vicine. Dai un nome, dai un riferimento, dai il tuo numero di telefono, ovviamente non il cellulare, per poter essere contattato. Questo è, secondo me, il modo più corretto, e soprattutto puoi vedere online come è applicato il metodo CARP. Puoi venire anche sul mio sito a vedere appunto come si strutturano i corsi sulla social customer care, la gestione delle relazioni online, la gestione dei canali di comunicazione online. Ti aspetto su www.gianluigibonanomi.com. Ciao!